Per continuare a discutere sull'annosa questione della raccolta dei rifiuti a Mazara del Vallo continua la querela tra la Berice Ambiente e il Comune di Mazara del Vallo. Oggi il commissario straordinario della Berice Ambiente, Sonia Alfano, si è ripresentato qui agli uffici di Palazzo dei Cavalieri di Malta. Andiamo a vedere subito cosa ha detto agli operai. Qua non c'è niente, noi non abbiamo niente da nascondere, okay? Quindi più gente sa quello che sta accadendo, perché non è una questione che riguarda i dipendenti della Berice Ambiente, è una questione che riguarda tutti i cittadini di Mazara, perché i cittadini non pagano le tasse per la spazzatura, quindi hanno il diritto di sapere quello che sta succedendo, perché poi cosa fanno? Vedono la spazzatura per le strade, sentono solo una campana e pensano che voi non andate a lavorare, ok? Invece le cose le dobbiamo spiegare, quindi siccome noi non abbiamo nulla da nascondere, dobbiamo far sapere quello che realmente sta accadendo. Siccome c'è stato un incontro esattamente mercoledì scorso e l'ingegnere Bonaiuto e la dottoressa Marino, quindi sono tecnici del comune di Mazara del Vallo, non sono due persone qualsiasi, sono tecnici che hanno avuto delega dal sindaco di dover per poter risolvere la questione. Dopo 7 ore di riunione, 7 ore, loro hanno messo nero su bianco, hanno verbalizzato che avrebbero versato l'indomani mattina 900.000 euro nelle casse della Berice Ambiente. 900.000 euro che sono liberi da pignoramenti, la liquidità c'era. E dopo ci vuoi alla stampa? A Sanremo no? E basta. Così lo sentiamo tutti, sono condiviso la riunione. Avevano controllato, l'ho visto pure io, la liquidità c'era, hanno capito e hanno ammesso che avevamo ragione. Noi per andargli incontro abbiamo detto va bene, gli altri li riguardiamo a fine novembre, però voi vi impegnate a versare entro il 15 dicembre altre 700.000 euro, perché noi stipendio e tredicesimo ai dipendenti, io vorrei pagare la tredicesima perché so che è libera da tutto quello che sappiamo noi. Però voi capite bene che se io vado in un ufficio del comune e penso di avere a che fare con delle persone responsabili che mi mettono nero su bianco, non posso pensare che l'indomani non si rimangiano, fanno finta di niente, perché venerdì mattina l'ho chiamata io la dottoressa Marino perché non arrivava nulla e lei mi ha detto no, ma noi stiamo versando 500.000 euro, le altre 400.000 i primi di dicembre. Io ora l'ho richiamata la dottoressa Marino, mi ha ribadito questa linea dicendomi noi abbiamo i nostri problemi di liquidità perché a quanto pare hanno pagato prima la discarica di Trapani. Noi abbiamo i nostri problemi e ognuno sa i propri problemi. Io ho cercato di farle capire, ma non è lei l'interlocutore nostro, ho cercato di farle capire che i dipendenti per altri 2 mesi, 3 mesi non possono mettere aria nella pancia dei propri figli, giusto? Quindi detto questo, io ho parlato con i vostri colleghi e sono scesi con senso di responsabilità. Adesso andremo dal prefetto. Stamattina ho parlato con l'assessore contraffatto, la quale sta pensando di rinviare immediatamente un nuovo commissario ad acta che venga a fare decreto, probabilmente anche decreto ingiuntivo nelle casse del comune. Però una cosa è certa. Quello che io vi ho chiesto e vi ho sempre chiesto e continuerò a chiedervelo è di essere sempre al di sopra di chi offende e provoca. Chi offende e provoca si sta presentando da solo, sta facendo tutto lui da solo. Sta facendo tutto da solo, voi dovete essere responsabili e dovete essere persone educate. Perché l'obiettivo di alcuni è quello di provocarvi e di farvi passare dalla parte del torto. Il passaggio è breve perché sanno che siete disperati, perché sono 5 mesi che non prendete lo stipendio. Quindi sanno perfettamente, io poco fa ho visto mezzi del 191 scortati dai carabinieri, si devono vergognare perché così come trovano i soldi per la ditta esterna, devono trovare i soldi, anziché dare i soldi alle ditte esterne, li devono dare alla Berice Ambiente. E non è vero che la Berice Ambiente non è in grado di poter fare quello che si doveva fare e quindi la raccolta, anche perché se il sindaco di Mazara dice che la Berice Ambiente non è in grado, io chiedo al sindaco di Mazara davanti alla stampa e davanti a tutti i cittadini per quale motivo anni fa allora ha rifiutato il finanziamento di 5 milioni di euro per comprare i mezzi nuovi. Allora se il sindaco di Mazara insieme ad altri sindaci anni fa ha deciso di non partecipare, non voleva 5 milioni di euro, non li ha voluti per comprare mezzi nuovi e non paga da mesi e quindi noi siamo costretti a dover fare manutenzione veramente a singhiozzo con i mezzi che abbiamo.
Il sindaco di Mazara deve decidere un po' con coerenza. Se vuole, se si vuole lamentare perché i mezzi sono scarsi, deve spiegarci perché lui non ha voluto i soldi per comprare quelli nuovi. Deve decidere di dire all'esterno per quale motivo non vuole continuare a pagare e deve soprattutto decidersi se vuole fare l'SR, il passaggio all'SRR oppure no. Questo perché, ve lo spiego. Siccome il CDA da un mese e mezzo ha chiesto al liquidatore del personale per poter lavorare sugli atti del passaggio all'SRR, il liquidatore Lisma non ha mai risposto a queste note. Il presidente del CDA ha scritto un paio di volte. La scorsa settimana, allora, c'è stata una riunione davanti al direttore generale Armenio con i sindaci e il presidente del CDA, i componenti del CDA, e c'ero pure io. Il direttore mi ha detto: facciamo una cosa, voi questo, gliel'ha detto al Lombardino, presidente del CDA, voi questo personale chiedetelo al commissario straordinario. Io d'indomani mattina ho assegnato 4 capi servizio per poter lavorare, per accelerare il passaggio all'SRR che tanto Cristaldi dice che deve essere fatto, però non si capisce perché non l'ha fatto lui in 3 anni quando è stato presidente dell'SRR. Noi l'abbiamo fatto, la sapete cosa è successo ieri mattina? L'ISMA mi ha mandato a me una nota di diffida dicendomi che io non posso far lavorare quelle persone là. Allora, siccome è chiaro che loro il passaggio all'SRR non lo vogliono fare perché evidentemente hanno altri interessi che sono diversi dai nostri, io comunque sto andando avanti, me ne frego delle sue diffide e quindi i vostri colleghi stanno lavorando sul passaggio all'SRR. Nel frattempo quello che a noi preme è avere questi soldi, perché sono soldi vostri. Chi vi definisce miserabili, fannulloni, evidentemente non sa il valore del significato della parola lavorare con dignità, perché evidentemente non l'ha mai fatto. Quindi glielo dovete insegnare voi, con tanta educazione e con un po' di pazienza. Ora noi ce ne andiamo dal prefetto, perché ho chiesto al prefetto che faccia anche lui qualcosa, oltre quello che ha già fatto, vogliamo che si vada oltre, perché le parole a noi non servono e voi le parole ai vostri figli non gliele potete dare da mangiare. Quindi quello che noi adesso dobbiamo fare, guardate, noi i risultati li dobbiamo ottenere e ci dobbiamo distinguere dagli altri. Noi i risultati li dobbiamo ottenere seguendo la legge e seguendo il rispetto delle regole, il resto facciamolo fare ad altri. Gli insulti, le prese in giro, lasciamogliele fare ad altri. Quello che io vi chiedo, lo sapete, io vi ringrazio, vi ho ringraziato sempre e continuerò a ringraziare. Non ne voglio vedere occhi lucidi, devono piangere altri, voi no. Quello che io vi chiedo, io vi ringrazio, vi ho sempre ringraziato e continuerò a ringraziarvi ancora. Certe persone, evidentemente, vi ricordate quando io sin dall'inizio vi ho definito miei dipendenti e mi prendevano in giro? Evidentemente, voi siete miei dipendenti, chi avrebbe dovuto tutelarvi se n'è fregato, anzi ha capito che vi doveva buttare giù dal gradino? Fino a quando ci sarò io questo non accadrà. Fino a quando ci sarò io, questo braccio di ferro che qualcun altro intende per altri motivi che io non conosco e non mi interessano nemmeno, questo braccio di ferro se lo farà da solo. Io ho un obiettivo che è quello di garantire il servizio e di garantire il rispetto e la dignità dei lavoratori. Questo sarà fatto fino alla fine. Fino a quando ci sarò io, questo ve lo garantisco. Però voi dovete darmi la possibilità di lavorare in tal senso. Perché se voi sbagliate, passate dalla parte del torto, loro se ne approfittano. E lo so. È minaccia, ce lo posso dire io. Lo so. Il fatto della gallina e il gallo, chiedo scusa. Lo so. No, posso parlare un minuto? Certo. Eravamo che lavoriamo alle 11, abbiamo finito. Dice, c'è il sindaco qua vicino che sta lavorando e ci sono. E gli eravamo 30 persone, 30 operai, tutti padri di famiglia. Lui si è messo come si è messo lei che sta parlando. Lo sa cosa mi ha detto lui? Ci disse, onorevole sindaco, presidente, come vuole essere chiamato? Ci si passa della mano sul petto, io l'ho fatto l'intervista, ci si passa della mano sul petto, che qua ci sono bambine che non posso, già siamo alla disperazione, ci sono ragazze che ci sono puntini, l'ho detto, non voglio andare oltre. Ci disse a me la politica che fa lei, o la dottoressa, senza offesa, ci disse a me non mi interessa, io non voglio sapere niente quello che fa lei, quello non fa lei. Ci disse, ma dentro un pollaio che ci sono due galle. Dottoressa, intanto prima mi ha detto io, l'unico bello della materia, io me ne fotto da voi, questo è un porco e mi assumo tutte le mie responsabilità.
mi faccia arrestare. No. Poi ci ho detto, lei dentro un bollaio ci sono due galli, lo sa cosa mi ha risposto? Lei, e è più di una volta che ne parla male, più di una volta, lei deve essere la gallina e io devo essere, scusa, il gallo, come un pazzo, ci provoca. Allora, a me delle sue definizioni si descrive da solo. Queste cose che lei mi sta dicendo sono cose che rappresentano da sole il personaggio, e va bene, ma noi lasciamole stare a lui. Lui evidentemente considera le persone alla stregua degli animali. Io conosco animali che sono migliori delle persone, quindi noi adesso, con molta calma, visto che voi avete compreso meglio di me che vi devono provocare, lasciate stare questa provocazione. Salvatore, per favore, vi prego, veramente. Lo capisco che siete disperati, però non dovete dare soddisfazione a nessuno. Il lavoro non è vergogna. Va bene, e voi state protestando per quello che è giusto. Va bene? Neanche ha avuto il tempo di farci la soglia, le 500.000 euro sono state accreditate. Questa è una persona fino a stamattina, fino a poco fa, nelle casse della Belice Ambiente non erano arrivate. Nel corso della riunione che c'è stata in prefettura alcuni giorni fa sul passaggio all'SRR, il comune di Mazzaro ha proposto, insomma, una via... L'accollo, non è possibile l'accollo, l'ho spiegato 100 volte, non è possibile perché l'accollo non prevede il pagamento ai fornitori, ai creditori, non prevede il pagamento delle cessioni, dei prestiti che queste persone sono costrette a farsi nel corso degli anni, perché questa società qualcuno se l'è mangiata. Quindi l'accollo non è possibile. Se il conto corrente della Belice Ambiente funziona, per quale motivo non bisogna pagare la Belice Ambiente e così la Belice Ambiente paga stipendi, finanziari, contributi? Ci sono degli oneri che devono essere pagati per legge. Non capisco per quale motivo bisogna sempre cercare l'escamotage per non fare la cosa più semplice. Poi ripeto, non è una diatriba fra me e lui. Io non faccio politica, lui è sì, faccia quello che vuole, ma io non faccio politica. Io sto semplicemente portando avanti quello che è scritto nel decreto del Presidente della Regione e dell'Assessore. Punto. Poi se questo non gli gabba, faccia ricorso nelle sedi opportune. Ma non usi la dignità e la testa dei dipendenti e non giochi con le loro tasche, non ha senso tutto quello che sta accadendo. C'è un verbale che è stato scritto dall'ingegnere Bonaiuto. Come si fa a venir meno ad un accordo scritto? Come si fa? Evidentemente non c'è serietà. Allora, visto e considerato che non c'è serietà, il passaggio successivo sarà andare dal prefetto e dire: eccellenza, questo era l'accordo. Adesso cosa facciamo? Fermo restando che io già stamattina con l'assessore regionale abbiamo concordato l'invio di un nuovo commissario ad acta. Questo è quello che noi stiamo facendo. Poi bisognerebbe capire per quale motivo lui va in televisione e dice determinate cose, dice che non deve dare niente a nessuno, e i suoi tecnici invece mettono a verbale che devono dare soldi alla Belice Ambiente e che purtroppo non hanno liquidità, che purtroppo... Quindi si mettono d'accordo, perché qua qualcuno mente, quindi o il sindaco mente sapendo di mentire o mentono i suoi tecnici, in un modo o nell'altro qualcuno è in malafede, di sicuro non la Belice Ambiente, che è in grado di smontare una per una le contestazioni che sono state fatte. Anche perché le contestazioni che loro muovono sono contestazioni che andrebbero a mettere in discussione il lavoro dei dipendenti. Qua siamo veramente sull'orlo della follia, siamo al delirio di onnipotenza, che non ci riguarda. Noi siamo qui per lavorare e vogliamo che venga riconosciuto il diritto sacrosanto sancito dalla Costituzione. Tu lavori e io ti devo pagare, punto. Così come lui fa con gli esterni. Per quale motivo ai 191 esterni, alle ditte esterne, lui le paga? Siccome io denunce ne ho fatte a IOSA, e le ho fatte in ogni sede, sono sicura, fiduciosa, che qualcuno prima o poi si sveglierà e deciderà di mettere mano a quelle carte. Poi vedremo chi è gallina, chi è imbecille, chi è miserabile e chi è fannullone. Dalle nostre bocche un insulto nei confronti di questa persona non è mai arrivato. Lui usa persino Facebook per insultare. È una persona che si descrive da sola, evidentemente non sta bene, va aiutato, ecco.